direttrice della redazione, voglio raccontarvi di come è nato e cresciuto il Blender Magazine Italia, che ruolo abbia acquistato nel corso degli anni e l'importanza di mantenere e implementare questo strumento della diffusione della tecnica, dell'arte del mondo Blender. Come sappiamo, Blender nel corso degli anni ha acquistato sempre più importanza per la sua potenza di software che permette di realizzare lavori altamente professionali in ogni ambito. Per questo e anche per altri motivi più prettamente ludici o artistici, Blender come software è utilizzato sempre più in ogni ambito, da quello professionale, commerciale e artistico. Lo scambio di informazioni riguardo le implementazioni del mondo del software Blender, le nuove scoperte, i progetti, tutto quanto quello che gira intorno al software Blender, è visibile, visionabile sul sito ufficiale di Blender come software di blender.org, ma tutte queste informazioni vengono anche frammentate in giro per il web su un milione di siti, di forum, di pagine Facebook, di video su YouTube e quant'altro. Queste informazioni però sono importantissime per raggiungere una corretta conoscenza del mondo della grafica 3D in generale e del mondo Blender in particolare. Queste informazioni vengono convogliate, raccolte, controllate, ricompilate ad hoc per la nostra comunità in Italia e vengono raccolte apposta appunto dentro un contenitore unico. Questo contenitore, indovinate, è il Blender Magazine Italia. Blender Magazine Italia è la rivista che parla di Blender come software in tutte le sue poliedrici sfaccettature, con interviste a personaggi, a persone più o meno famose, a professionisti, guru, gamberetti, che parla di Blender attraverso tutorials e articoli sui making of e i propri lavori più belli, eccetera. La rivista ha un proprio sito, si può sfogliare online, oppure si può scaricare sul proprio computer o si può stampare ed è completamente gratis. Nel panorama internazionale troviamo il Blender Art Magazine sul sito di blenderart.org. 10 anni e 47 numeri dopo, come recita anche la dicitura sulla home, il sito e anche il magazine sono in una sorta di fermo, di stand-by, infatti l'ultimo numero è del 2015, quindi si può affermare che l'unica rivista in giro per il web che parla di Blender è il nostro Blender Magazine Italia, anche se non è rivolta ad un pubblico internazionale per ora. Io mi presento, sono sempre Cristina Ducci e ho iniziato, grazie. Ho iniziato a usare Blender sempre dal 2014, ma nel 2016 mi sono iscritta al sito di blender.it e quasi subito sono stata agganciata da Alessandro Passariello, che prima mi ha voluta nello staff e poi mi ha chiesto, convinta, di prendere un po' in mano il progetto del magazine, perché come vedremo era stato un po' abbandonato e sembrava che non potesse avere un futuro, tanto che se ne paventava la morte per inedia. Il Blender Magazine Italia nasce alla fine del 2007, tramite intenti comuni sul forum di kino3d.com. Questi intenti erano realizzare una Blender rivista tutta in italiano, tutta fatta con software open source quali Scribus, Krita, no, Gimp, e lo stesso Blender, ovviamente. C'era chi quindi si proponeva di
raccogliere notizie in corso di progetti su forum, chi si occupava di scrivere tutorials, di raccogliere articoli, chi di fare ricerche sui nuovi motori di rendering. Queste sono alcune domande che possiamo ancora leggere. Facciamo un'uscita a tema oppure argomenti generali, un contest per scegliere la copertina, un numero ogni 2 mesi. Alfonso Anarumma, che è uno degli fautori e storici sostenitori, ci racconta che non si trattava di una vera e propria idea, ma di una cosa che prima o poi sarebbe saltata fuori. Così lui, Alfonso, Luca Pinciani e Sott presero in mano il progetto e mentre Luca e Sott si occupavano della grafica, Alfonso si occupava di scrivere e raccogliere tutorial, e all'inizio del febbraio del 2008 diedero vita ad un corposo primo numero con la copertina di Paolo Acampora. Da lì in avanti su ogni numero veniva indetto un contest per scegliere la copertina. La copertina più famosa probabilmente è quella del numero 7, il colibrì di Giuseppe Albergo, che poi è stata usata anche come copertina del famoso cartaceo della Imago Edizioni. L'immagine è poi finita anche sulla gallery ufficiale del sito di blender.org ed è stata usata da Tony Rosendahl più volte come demo nelle sue manifestazioni. Sottolineando che Blender Magazine Italia non è un progetto a scopo di lucro, si sa che le collaborazioni in questo senso finiscono e quindi impegni lavorativi e la difficoltà a scrivere, a reperire tutorials hanno portato all'uscita del numero 17, alla fine del progetto del magazine. Quindi nel 2014, con l'uscita del numero 17 con la copertina The Beast di Max Puliero, il progetto ha subito uno stop. Nel 2016, con la formazione del nuovo staff di Blender.it, che ha voluto anche dare nuova spinta, nuova vita al progetto, appunto con l'intercessione di Alessandro Passariello, il nuovo staff di Blender.it si è impegnato e ha voluto far uscire di nuovo il Blender Magazine Italia, iniziando dal numero 18 nel 2016, con la copertina Stop This Crime di Sebastiano Basile, seguito nel 2017 con la copertina Sandy di Davide Maimone, per finire con il bellissimo numero 20 di quest'anno, di questo mese, di oggi, con la copertina Atomic Delivery di Marcella Lombardo. Quando è stato messo online sul sito blendermagazine.altervista.org, il sito andò nel lontano 2007, andò completamente in tilt per i troppi download. Infatti la pubblicazione del primo numero, il sito appunto andò in tilt e all'inizio i vari numeri vennero spalmati su diversi mirror. Per fare una media, i download erano circa 1 migliaio a numero, soprattutto per i primi numeri, scesi poi a circa 500 da quando del magazine fu messa la versione online. Nel 2017 nasce l'associazione Blender Italia, con lo scopo di divulgare e di far conoscere il software Blender e divulgare la cultura intorno al software Blender presso la comunità di italiani, e anche di dare gli strumenti fiscali e amministrativi per fare delle attività le più diverse e anche per l'autosostentamento dell'associazione. Tra queste attività anche il magazine cade sotto la tutela dell'associazione Blender Italia, e secondo me incarna perfettamente alcuni punti soprattutto dell'articolo 2 dell'associazione, che sono quelli appunto di far conoscere il software Blender, di costruire dei contenuti esplicativi intorno al software Blender e di mettere in relazione professionisti o artisti che usano il software Blender o che vorrebbero imparare ad usarlo. Quello che si è voluto rinnovare con il nuovo Blender Magazine Italia è la parte tecnica, artistica, di backstage, di contenuti,
praticamente tutto, e all'inizio è stata data una, ovviamente la prima cosa è stata data una nuova veste grafica che all'inizio è stata curata da Mary Shan, che purtroppo oggi non è potuta essere presente. E ovviamente si è formata la nuova redazione, non la nuova, la redazione, una redazione stabile che è formata dai alcuni membri dello staff di Blender.it che hanno voluto aderire con serietà e professionalità al progetto. Queste persone sono Andrea Campagnol, che non è presente, in arte and camp, che si occupa della copertina, dall'impaginazione ai titoli. Riccardo Giovanetti, che si occupa, alzate la mano, che con grande puntualità si occupa delle news e anche per la scrittura di articoli e tutorials precisi. Alfonso Anarumma, storico sostenitore, che purtroppo anche lui non è potuto essere presente, con la scrittura di tutorials e articoli. Enrico Lui, presente per alcune interviste, veramente un jolly della situazione. Mary Shan, per la grafica. E per quanto riguarda la grafica, l'impaginazione, diciamo che merita un po' un discorso a parte, nel senso che è l'ambito più ingombrante, in quanto necessita di una lavorazione lunga e laboriosa, e diciamo con l'affiliazione da parte dell'associazione Blender Italia, che ha provveduto a dare incarichi gestionali più mirati, la direzione artistica è ricaduta su Alessandro Passariello, che ha curato, voglio dire, la grafica, l'impaginazione di questo bellissimo numero che abbiamo a disposizione. Da ricordare ovviamente che anche con la nuova gestione, tutto costruito con software free ed open source, che sono sempre i soliti GIMP, Krita, Scribus e naturalmente Blender. Dal 2016 il sito ha una nuova collocazione e gestione, che ricade, non è più Altervista, ma cade ovviamente sotto il sito di Blender.it, e la nuova piattaforma del sito è molto semplice da fruire, presenta tutta pagina la copertina dell'ultimo numero uscito, che poi anche il giornale stesso, che si può sfogliare cliccando sui numeri sotto, oppure seguendo le freccine a destra e a sinistra dell'immagine, sfogliabile come se fosse una galleria di immagini. Sotto troviamo il download per poter scaricare la rivista, e a sinistra un piccolo menu di tre voci che comprende la pagina di tutti i numeri, dove troviamo tutti i numeri che possono essere scaricabili oppure sfogliabili online, come quello sulla prima pagina sulla home. La pagina collabora con noi, che ci dà delle linee guida da seguire nell'eventualità qualcuno volesse, dovesse e vorrà contribuire con alcuni con la scrittura di articoli e tutorial, e la pagina della redazione e i contatti. Ovviamente il sito è implementabile, lo sarà, perché io lo so che è nel programma lavori dell'associazione che provvederà, quindi se volete dare consigli e idee riguardo al sito o altro, comunque potete scriverci all'email magazine@blender.it oppure venendoci a trovare sulla nostra pagina Facebook. Come si può collaborare con il magazine? Si possono scrivere articoli, interviste, tutorials. Gli articoli comprendono le news riguardo le futures di Blender, le nuove scoperte, i progetti, oppure si possono scrivere making of dei propri lavori più belli o più riusciti, oppure si può scrivere di come Blender abbia influenzato il proprio modo di lavorare. Si possono scrivere interviste a persone o personaggi che più o meno famosi, che con Blender sono diventati famosi, insomma importanti, oppure che hanno fatto di Blender lo strumento della loro professione o della loro arte. Si possono scrivere tutorials su qualsiasi argomento inerente Blender, dalla modellazione al rigging, all'illuminazione, il texturing, lo scripting, l'animazione, rigging,
fermatemi, non lo so, insomma, qualsiasi cosa riguardo Blender. Blender Magazine è frutto di collaborazioni, di volontariato, di persone che a titolo completamente gratuito mettono a disposizione la loro arte, la loro professionalità, la loro conoscenza, il loro tempo per far crescere questo strumento. Collaborazioni anche di persone, diciamo, un pochino più conosciute, no? Rispetto a noi. Infatti troviamo tra le pagine di Blender nomi come Francesco Milanese, come Max Puliero, come Paola Campora, come Fernando Luceri, come Gleb Aleksandrov, che ci ha lasciato un'intervista per uno degli ultimi numeri con la nuova gestione. O se vedete nel nuovo numero, intervista a Corrado Piscitelli, uno degli animatori del bellissimo progetto tutto fatto con Blender, che è la gatta Cenerentola, insomma, che tutti conosciamo. Quindi lungi dall'essere un team chiuso, il magazine vorremmo che fosse costruito e fruito da centinaia di persone provenienti da tutto il mondo, che da studi, da artisti, da professionisti, da amatori, da appassionati, che in qualche maniera vogliono contribuire in questo strumento, insomma, ripeto, di diffusione. Per cui vi aspettiamo sul sito di magazine.blender.it per leggere la rivista e sicuramente farla crescere e contribuire ad essa. Grazie.